Ci sarà anche Azione nella coalizione che a Pontecagnano Faiano appoggerà Giuseppe Lanzara, sindaco uscente e ricandidato per le prossime amministrative. Noi abbiamo fatto un lungo percorso qui anche di confronto con il direttivo cittadino, con il segretario cittadino Alfredo Gentile e gli altri componenti del direttivo. Ci siamo confrontati anche con i candidati a sindaco che abbiamo ritenuto possibili come partner in queste amministrative, e nei vari confronti abbiamo concluso che l'opzione di sostegno al sindaco Lanzara fosse quella più prossima alle nostre idee che abbiamo per Pontecagnano. E alla possibilità, perché questo non è il tempo dei dischi a destra, a sinistra, la gente vuole che si risolva qualche problema, che altri vengano portati a, altre soluzioni vengano portate a compimento. Quindi riteniamo che il sindaco abbia lavorato abbastanza bene, molto ancora c'è ancora da fare. Noi proponiamo una serie di interventi in materia ambientale, in materia di recupero del rapporto di Pontecagnano con il mare, che è vitale per lo sviluppo di questa città, che non può essere solamente legato anche al PUC, che è fondamentale, che di queste ore, di questi giorni ha iniziato un percorso che andrà a compimento in breve tempo, e quindi da questo punto di vista è fondamentale che il lavoro avviato non si fermi. E noi riteniamo, ecco perché abbiamo ritenuto, che Azione, ed è l'unica espressione moderata di quello che sarà il partito unico presente con il simbolo a Pontecagnano, non potesse che fare questa scelta, e quindi andiamo a sostegno di Lanzara, e stiamo facendo un lavoro per essere presenti con una lista competitiva, forte e rappresentativa. È stato fondamentale nella nostra scelta, proprio quello, la possibilità di analizzare, devo ringraziare questo l'amministrazione Lanzara, nel farci già da partecipi dei progetti che loro avevano già iniziato in questa amministrazione. E quindi, dopo aver ascoltato più volte e praticamente confrontandoci anche con l'opinione pubblica e confrontandoci al nostro interno, abbiamo deciso di continuare di appoggiare il continuo di questa dell'amministrazione Lanzara, proprio per i progetti che ci sono già in essere e sono state già gettate le basi, avanzati, e quindi che in questi prossimi 5 anni hanno l'obbligo di essere portati a termine. Sì, è un risultato importante sia per quanto riguarda il rafforzamento della coalizione, ma anche e soprattutto dal punto di vista politico, perché Pontecagnano Faiano dimostra ancora una volta di voler essere un laboratorio politico per i riformisti, per i progressisti, per tutta l'area, diciamo, che abbandona il radicalismo e i partiti populisti. Quindi noi siamo in campo anche con Azione per dimostrare concretezza, pragmatismo e voglia di risolvere i problemi veri dei cittadini, cioè una città a misura d'uomo, una città che possa offrire più servizi, ancora più opportunità di lavoro, di vivibilità. E in base a questi principi cardine che poi si è sviluppata e si è rafforzata e consolidata l'alleanza con Azione.